Sì, se uno la vede sul discorso ultime quattro partite, il Palermo ha fatto 6 punti, se andiamo un po' più dietro, nelle ultime 6 ne ha fatti 12, nelle ultime 7 ne ha fatti 15, perché venivamo comunque da 3 vittorie di fila dopo queste 4 partite dove abbiamo fatto meno punti, ma questo ci sta. E quello che vedo io, osservo io durante la settimana, è di una squadra forte, come ho sempre detto sin dall'inizio, che in quest'ultimo periodo ha ottenuto un po' più di pareggi rispetto al periodo delle prime 5-6 giornate. Però se vai a vedere nelle ultime 10 giornate, il Palermo è la squadra che ha fatto più punti, è la squadra che tira più in porta, è la squadra che ha subito meno gol di tutti, è la squadra che ha vinto più partite. Abbiamo dato 8 punti al Benevento, abbiamo dato 8 punti se non alla Verona, e abbiamo fatto più punti del Lecce, del Pescara, quindi ci sono momenti e periodi dell'anno dove non ti riesce tutto, dove non ti riesce magari la zampata vincente, come ci è capitato a noi con Livorno, ma ci sono anche partite dove magari non meriti di vincere, le vinci o porti a casa un punto che è sempre un punto importante, perché poi abbiamo visto che alla fine dell'anno, come in una partita, si decide per un episodio che può essere una palla inattiva, un tiro da fuori o uno scivolone della squadra, di un giocatore della squadra avversaria, e i campionati poi si vincono anche per un punto o per 2 punti. Quindi comunque prima della partita non avrei mai firmato per un pareggio prima di Livorno. Oggi dico che comunque, visti anche gli altri risultati, noi stiamo a 4 punti dalla terza, che sono Pescara e Lecce, e abbiamo una partita in meno. E 2 punti dal Brescia, che stanno anche loro mantenendo un ritmo importante con una partita a meno, e si riavvicineranno secondo me alle posizioni alte della classifica squadre come il Benevento e il Verona, che è in ripresa perché nelle ultime 2 partite ha fatto 6 punti. Quindi io quando sono arrivato qua il Palermo era sesto, settimo, ottavo, non ricordo. Se andiamo a vedere la media punti da quando sono arrivato io, è una media punti importante. È normale che se mantieni quella vai su diretto con 4 giornate d'anticipo. Non ci interessa andare in anticipo con 4 giornate, sarebbe un sogno. Non ci interessa neanche essere primi fino al girone d'andata, perché abbiamo visto che l'anno scorso alla fine non è servito a niente. Ci interessa essere equilibrati, essere continui, essere costanti e consapevoli di andare a affrontare comunque una squadra che gioca bene, una squadra che in casa ha avuto difficoltà solamente con il Pescara, dove ha perso, ma poi ha raccolto punti col Cosenza, ha raccolto punti col Benevento. Insomma, una squadra che gioca anche bene, che ha un ottimo allenatore, che ha delle ottime individualità. Quindi una partita difficile. In 7 giorni giocheremo 3 volte, purtroppo per alcuni infortuni, vedi Nestorowski, Mazzotta, ecco, dimenticavo Mazzotta in quello che avevo detto prima, e Struna e così via, rischiamo di ruotare meno giocatori rispetto a quello che pensavamo come idea in queste ultime 4 partite da quando abbiamo iniziato con la partita con il Livorno. Quindi in queste 3 partite sì, ruoteremo. Come domani rientra Brignoli, gioca Trajkovski dall'inizio, gioca Muraschi e gioca Salvi, quindi alla fine andiamo a cambiare 4 giocatori rispetto alla formazione precedente. Non so, oggi non so dirvi la formazione della prossima partita, bisogna vedere le condizioni di alcuni, ma alcuni giocatori lì li cambieremo. A qualcuno gli toccherà fare straordinari, perché giocare 3 partite in 7 giorni. Bisogna stare bene, bisogna cercare, ecco, di capire le condizioni fisiche di alcuni elementi, ma affrontando comunque una partita alla volta, perché c'è da giocare domani, c'è da giocare una partita dove in casa lo Spezia giocherà per vincere, perché si vuole avvicinare alla zona playoff, perché giocare contro il Palermo oggi, che è la prima in classifica, troveremo sempre stadi e giocatori e squadre che cercheranno di fare lo sgambetto alla prima della classe, perché oggi noi siamo la prima della classe, e noi dobbiamo avere la consapevolezza delle nostre qualità, della nostra forza, ma anche l'umiltà di sofferenza, di voglia di portare a casa il risultato.